Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e questa sera sono soltanto io per commentare queste due manifestazioni che sono disputate la settimana scorsa. Vedete qui Città di Castello, il prologo prima della gara, purtroppo una pioggerellina ha un po' disturbato la competizione, ma da un punto di vista diciamo qualitativo e da un punto di vista anche numerico è stata particolarmente partecipata. Qui vedete proprio la partenza. Disputata diciamo in un quartiere di Città di Castello, le Graticole, dove ogni anno viene disputata la festa delle Graticole. Quest'anno è alla seconda edizione per quanto concerne proprio la corsa delle Graticole. Ecco, qui vediamo proprio il gruppetto di testa, abbastanza diciamo compatto fin dall'inizio, poi ovviamente c'era un traguardo volante nel centro della città di Città di Castello e quindi i ritmi si sono un pochino aumentati. Qui vediamo intanto Cardelli, per quanto riguarda diciamo la prima parte della gara, a condurre, poi a fianco a lui sulla parte destra è ritornato da un infortunio abbastanza diciamo serio il Khalil Yassin, e poi Cristian Marianelli, che vedete grande protagonista per la Pistoia Betone, dove è riuscito addirittura a piazzarsi al secondo posto. Quindi vi ricordate, in occasione della scalata del castello, la gara in linea per amatori è stata vinta proprio da lui, e dove si presenta sicuramente fa spettacolo, ma soprattutto fa anche risultato. E proprio in occasione della Pistoia Betone addirittura è arrivato dietro a Simu Keka, il ruandese atleta diciamo che costantemente vince delle gare importantissime. È una gara di 50 e rotti chilometri e qui dopo due giorni, dopo una settimana neanche, si è ripresentato facendo una grande performance. Qui vediamo tanto Chiolini, Annetti, poi vediamo Tartaglini, Graziani che si susseguono. Qui siamo nella piazza centrale di Città di Castello, dove gli atleti facendo una serie di giro a 8 completavano un po' la gara. Una gara di circa 7 km in cui il ritmo è stato sostenuto da parte dei partecipanti. Qui vediamo proprio la lunga schiera dei partecipanti che addirittura transitavano in un viale centrale di Città di Castello da una parte e dall'altra a seconda diciamo delle esigenze. Però quest'anno sicuramente ne ha guadagnato anche il numero, visto anche l'inserimento nel circuito del Grand Prix, e questo ha fatto sì che anche gli atleti maggiormente accreditati della provincia di Arezzo e non soltanto erano lì presenti a questa gara. E qui intanto vediamo proprio il passaggio nella zona centrale, diciamo che la pioggia in quel momento lì si era placata, e quindi una forma diciamo di umidità fra virgolette, però tutto sommato si correva benissimo, peccato probabilmente per quella pioggia che ha un pochino allontanato qualche atleta proveniente da fuori provincia e probabilmente anche il pubblico che poteva essere maggiormente presente. Una serata direi anche fresca, perché addirittura io ero con la giacca a vento, pensate un po', ma come vedete anche le persone, quelle che erano lungo il tracciato, erano tutte vestite in maniera particolare. Fatta eccezione per gli atleti invece, che non avevano grandi difficoltà da un punto di vista della temperatura. Qui vediamo proprio al passaggio il traguardo volante, in cui El Khalil si ferma, vince il traguardo volante e lascia diciamo la mano a Cristian Marianelli, che è partito fortissimo. Poi noi avevamo dei problemi da un punto di vista diciamo delle riprese, siamo stati sempre con la testa della corsa e quindi ce ne dispiace che non abbiamo potuto poi visionare un po' quello che accadeva alle retrovie. Ma alle retrovie diciamo un grande Giuseppe Cardelli ha cercato un po' in tutti i modi, vedete l'aggiuntanza, cercare di raggruppare, di raggiungere Cristian Marianelli, che fra l'altro non si risparmiava assolutamente in nessuna delle sue azioni, addirittura andava proprio a spingere in maniera forte in questa gara, direi una gara pianeggiante che gira un po' Città di Castello in lungo e in largo, prima in una versione poi in un'altra versione, ma comunque sia diciamo che spettacolarmente poteva essere una gara diciamo anche da un punto di vista diciamo della presenza del pubblico importante. Come ripeto, le condizioni meteo purtroppo hanno un pochino condizionato questa serata, che era anche particolarmente fresca. Quindi intanto lui si volge dietro per verificare quello che sta succedendo, ma il vantaggio era abbastanza acquisito. Qui siamo ritornati ancora nella piazza centrale, quindi ci si rientrava diciamo per varie zone, vari punti, per poter poi di nuovo ritornare verso la zona del traguardo. Qui vedete proprio l'azione di Cristian Marianelli, che poi sentiremo anche in intervista. Insomma, ecco, è un atleta che
si dedica in maniera molto seria agli allenamenti, e qui lo vediamo proprio giungere al traguardo solitario, quindi una bella vittoria per Cristiano Maranelli, che va a vincere davanti a Giuseppe Cardelli, poi un ottimo Emanuele Graziani che viene, ecco, quindi dato Giuseppe Cardelli, intramontabile atleta dell'Avis di San Sepolcro, sempre molto molto in gamba, poi ecco Graziani, poi Annetti che era partito un pochino dietro, poi nel finale diciamo aveva quasi un pochino arrivato anche il Emanuele, poi Trippella Giovanni, altro atleta diciamo umbro, poi Filippo Occhiolini, che ricordate la grande prova che ha fatto anche in occasione della corsa delle Casettini a Ruscello, trofeo Casettini, poi vediamo qui invece la Roberta Belardinelli che vince per quanto riguarda il settore femminile, qui intanto ancora altri atleti che si susseguono nella zona del traguardo, un susseguirsi abbastanza diciamo fitto fra questi partecipanti, perché effettivamente la gara è stata diciamo breve, quindi vediamo anche Fabri Arianna che ha cercato un po' all'inizio di contrastare la predominanza di Roberta Berardinelli, non ce l'ha fatta, mentre al terzo posto vediamo la Francesca Scarselli, altra atleta di casa, tra l'altro abitano lì proprio nelle zone, e qui vediamo la premiazione del podio femminile, manca in questo caso sulla parte destra c'è la figlia di Francesca Scarselli che ancora era a farsi la doccia, e qui il podio maschile invece Marianelli, Cardelli e Graziani, molto molto bravi, e adesso sentiremo anche l'intervista da parte di questi protagonisti della seconda edizione della corsa delle graticole, una gara che sicuramente avrà degli sviluppi anche nei prossimi anni, qui intanto vediamo le vincitrici delle varie categorie che si sono susseguite in questa fase diciamo della serata. Qui siamo all'interno proprio delle stand gastronomici che hanno realizzato il gruppo proprio delle graticole. Qui vediamo la Tiberi, vediamo giungere a diciamo ecco presentarsi a questa, qui un altro podio che conosciamo benissimo, la Mascolo, poi ecco qui vediamo il Calille invece per quanto concerne il traguardo volante. Ecco qui il centro commerciale anche Castello dove abbiamo fatto una corsa. E qui Alessandro Annetti, Matthew Schmalvin e Rossi sono un altro appoggio importante. E adesso sentiamo anche l'intervista di Bernini in questo podio diciamo della categoria C, scusate. Ecco qui vediamo Vandini e Andrea che è stato un po' il protagonista e l'ideatore di questa gara da un punto di vista diciamo della volontà di realizzarla nel miglior modo possibile. Ecco qui ancora si susseguono le varie premiazioni, e qui ancora anche se una gara degli argento particolarmente anche questa qui agguerrita, anzi c'era una gara, una categoria in più, questi parlavano 5 anni più 5 anni, qui abbiamo Stefano Sinatti, ecco qui invece a Del Sere anche Maurice, e poi ci dovrebbe essere anche la categoria degli argento che noi attualmente chiamiamo categoria argento, con Scaglia che sta per il momento conducendo anche la prova del Grand Prix, e qui vediamo Moreno Sinatti che è rientrato in premiazione nonostante diciamo le difficoltà a volte da un punto di vista proprio del fisico diciamo così, e adesso andiamo con l'intervista con Cristiano Maranelli, mattatore della serata, diciamo oramai è diventato un personaggio quasi irraggiungibile. Ecco, ci devi spiegare come riesci a diciamo ad abbinare distanze come la Pistoia Betone con una gara di stasera molto molto veloce. Sinceramente non lo so nemmeno io, so solo che mi alleno tanto, faccio delle lunghe distanze, quindi mi alleno durante la settimana 7 giorni su 7, e quindi allenandomi così tanto riesco comunque sia a metabolizzare bene sia le gare che gli allenamenti. Ho visto che ha cercato in qualche maniera proprio di stargli anche dietro subito quando sono partiti lui e Calille, però probabilmente già avevano quel distacco che è stato difficile recuperare. Uno ha fatto una gara in un modo, lui l'ha fatto in un altro, ecco, lui sapeva di arrivare in fondo, di voler vincere, quindi il traguardo volante diciamo che gliel'ha concesso. Però dai, vedo che comunque sia stai andando molto bene anche te. Sono contento. Diciamo che un po' come diceva Cristian, quando uno si allena ovviamente il risultato di miglioramento c'è. Diciamo che sto quarto posto comunque mi lascia bene.
cambierà. Emanuele Graziani mi ha stupito oggi, perché eravamo insieme per tutta la seconda metà della gara e poi alla fine mi ha dato quei 10 metri che sono stati fatali. E adesso siamo passati invece alla corsa della Frates di Anghiari, una gara, diciamo, ecco, in cui vedete qui la luminosità dovuta proprio alle condizioni meteo, particolarmente era freschino la mattina ma caldo poi nel proseguo della mattinata, sicuramente una giornata diciamo molto 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 calda. Percorso vario, molto diversificato, sali scendi che ovviamente hanno messo un po' a dura prova i vari concorrenti. Qui vediamo intanto Refi Mirko che è partito subito abbastanza forte insieme a Anzano, un altro atleta che l'abbiamo visto protagonista in alcune altre competizioni, mentre gli altri, diciamo, un pochino più sornioni sono rimasti dietro, sapendo anche che poi dovevano diciamo, di nuovo tornare verso Anghiari, quindi la gara era particolarmente impegnativa. Direi anche qui un grande successo dopo la corsa della vittoria che si era disputata il 29 di giugno, quindi diciamo la settimana, il giorno prima di Città di Castello. Ecco, una prova un po' particolare, anomala per quanto riguarda l'aspetto della corsa, in cui è ammesso fare di tutto, spingere, buttare in terra, bloccare diciamo i vari avversari. E ha vinto una squadra di Milano, in questo caso qui, che sono riusciti a poter portare avanti, diciamo, il vessillo della corsa della vittoria. Ecco, intanto qui vediamo i concorrenti che si stanno sfilando in questo lunga parte, diciamo, iniziale in discesa. E ricordiamo che questa è la 19ª prova del Grand Prix, quindi ancora, diciamo, a disposizione ci sono diverse gare del Grand Prix. Al momento, per quanto riguarda la gara assoluta maschile, è Fatichenti. Qui intanto abbiamo visto una linguaccia dovuta a Roberta Berardinelli, che ogni tanto, quando la riprendiamo, fa le sue smorfie particolari. Molto simpatica, ovviamente. Dicevamo che per quanto riguarda il Grand Prix, Fatichenti ancora al comando e anche Barneschi al comando, nonostante l'assenza in queste due ultime gare, che quindi sicuramente è un pochino penalizzato. Però ecco, al momento, se diciamo tutti gli appassionati vogliono andare a vedere su www.podismo.tv, potete trovare la classifica aggiornata dopo 19 gare. E quindi ancora per il momento rimangono inalterate un po' le posizioni dei leader del Grand Prix, che vedete con le maglie diciamo verdi, che poi vedremo un pochino dopo la 20ª prova, che dovrebbe essere le Comandar di notte il 24 di luglio a Levane. Quindi diciamo che dopo questa trasmissione riprenderemo gli ultimi di luglio e i primi di agosto, proprio perché le gare del Grand Prix saranno presenti il 24, il 28 a Terontola, e poi saremo il primo di agosto invece a Broglio per quanto riguarda la Runa Running. Quest'anno dobbiamo dire che la corsa del Grand Prix di Policiano non verrà effettuata, proprio perché non viene effettuata neanche la festa paesana, e quindi diciamo questa gara qui non sarà inserita nel circuito del Grand Prix, ma ce ne saranno altre che verranno inserite comunque sia nel Grand Prix, come la corsa di Castelfranco di Sopra alla fine di agosto, e poi ci sarà anche Arezzo Abiglia il 24 di settembre, quindi un'altra gara che verrà di nuovo inserita nel circuito del Grand Prix. Ecco, qui intanto vediamo nel tratto, diciamo, ancora pianeggiante, poi ci sono anche dei tratti molto spettacolari per quanto concerne questo percorso di Anghiari, che è molto vario, impegnativo, come dicevamo, nella parte soprattutto finale, ma che diciamo nella parte intermedia è anche piacevole. La mattina, diciamo, ecco, era il tempo non particolarmente caldo, immerso anche nella natura, nelle piante. Qui intanto stiamo risalendo un po' i vari concorrenti. Ecco, qui vediamo il gruppo sportivo La Battaglia di Città di Castello, di Anghiari. Questi atleti che hanno fatto un buon gruppo, sono, ecco, con queste maglie trasversali che rappresentano la zona. Qui intanto vediamo gli amici di
del Marathon Città di Castello, poi vediamo anche Scaglia Gianmarco che è non impegnato, diciamo, con il suono, lui suona jazz e quindi cerca di approfittare almeno in queste due ultime gare, l'ha fatte tutte e due, fra l'altro è soltanto protagonista. Poi qui ritroviamo ancora Francesca Scarselli dopo la prova di due giorni prima a Città di Castello, di nuovo presente qui ad Anghiari, in veste proprio anche lei di protagonista della competizione insieme alla Roberta Belardinelli. Ecco, qui intanto stiamo proprio avvicinandosi a una zona, diciamo, ombrata dove gli atleti ovviamente prediligevano. Qui intanto vediamo del Sere Maurice dell'Avis Sansepolcro che sta, ecco qui ancora vediamo Serboli, poi Stefano Sinatti, poi Paci, ecco questi sono fra l'altro della stessa categoria Paci e Stefano Sinatti, quindi vediamo Costali, atleti che stanno andando, diciamo, su un ritmo direi tutto sommato buono, anche perché le condizioni proprio del percorso erano favorevoli. Qui intanto ecco vediamo un gruppettino anche con Pellegrinelli della Corte che transitano qui in questo frangente. Ringrazio anche l'operatore, diciamo il motociclista, qui intanto vediamo Soldini Aldo che è ritornato dopo ben 3 mesi di assenza alle gare, quindi si è ripresa. E qui la Roberta Belardinelli che ancora sta conducendo la sua prova in maniera egregia. Qui Mazzarelli, poi abbiamo visto De Brandi, eccoli qui, stanno qui De Miceli, anche lui ritornato un pochino alle gare, Pennacchini. Ecco, via via si stanno recuperando un po' gli atleti della testa della corsa. E qui i distacchi cominciano a essere abbastanza importanti. C'era stato un gruppetto che si era posizionato sulla testa, ecco vediamo Ragazzini intanto, poi Refi Mirko che era partito fortissimo e poi piano piano stanno, diciamo, subendo. Ecco qui il gruppetto di testa con le Minci, ecco qui Omar della Marathon Città di Castello, poi con il 411 invece era Morini Federico, poi abbiamo visto Fatichenti, in questo caso qui Fatichenti Annetti, e qui siamo ancora, non siamo sulla testa della corsa, scusate, ecco qui si comincia invece ad andare sulla testa della corsa con Tartaglini, poi abbiamo visto Lanzi, Anzano, Metius, Marini, questi, e poi Verni, ecco Lanzi che è ritornato anche lui, c'è qualche problema a volte con in famiglia, però diciamo si sta allenando e si vede che è in condizioni tutto sommato buone. Qui abbiamo anche Anzano ancora diciamo a tirare la gara, sì, quando siamo in una fase un pochino intermedia del percorso, tallonato a pochi metri, vedete Verni sulla sinistra, poi Metius al centro, subito dietro Lanzi e Tartaglini, qui sempre Anzano della Chianina che sta conducendo la prova, ma adesso c'è proprio il raggiungimento da parte degli inseguitori. Qui intanto vediamo che nelle retrovie Alessandro Anetti cerca un pochino di recuperare e poi recupererà sicuramente diverse posizioni. Poi vediamo qui Braganti in questo frangente, abbiamo visto anche Farinelli, poi Fatichenti, ecco qui Refi che seguono questa gara. Qui vediamo la Roberta Belardinelli che insieme al De Brandi gli viene consegnato, gli passa l'acqua. Qui ancora siamo nella fase, diciamo, ecco Meozzi intanto l'atleta di casa, poi Pellegrinelli, diciamo che siamo in una fase un pochino interlocutoria del percorso perché ancora qui stiamo andando un po' in pianura. Qui vediamo anche Stefano Sinatti, poi vediamo anche Scarselli Francesca, la seconda del settore femminile che sta inseguendo, e qui stiamo di nuovo risalendo, ecco qui gli atleti della Menzana di Siena che stanno conducendo questo gruppetto, qui Scarselli, ecco Rabolti Roberto, quello lì, poi insieme, qui vediamo invece Serboli che sta migliorando moltissimo, questo atleta della Polisportiva di Prociano che sono soltanto un paio di anni che ha cominciato a correre, quindi non male, della Corte che anche lui è rinato, diciamo, dopo gli intoppi, le situazioni, diciamo, anche un pochino di precarietà che l'avevano un pochino costretto a rallentare. Soldini Aldo che cerca di riprendere dopo gli infortuni, sembra ritornato alla grande, poi Costali,
Ecco, qui proprio gli stacchi sono abbastanza leggeri, però ecco qui Meozzi insieme a Pellegrinelli e poi ancora qui, ecco qui Soldani Michele, poi ancora con vediamo transitare in questo frangente, qui vedete proprio sono abbastanza diciamo in fila. Qui invece Roberta Bellardinelli che addirittura è in una posizione molto molto buona anche nel complessivo della gara. Qui intanto abbiamo visto Mazzarelli e Di Micheli che stanno correndo su questa, quindi vediamo Pennacchini della Bici Sansepolcro e poi qui vediamo ancora con il 416 Ferrigno Riccardo. Ecco, via via si susseguono un po' i vari protagonisti della gara. Qui stiamo risalendo verso la testa della corsa, dove la situazione ancora in questo momento è abbastanza diciamo statica. Quindi abbiamo visto Refi, poi abbiamo visto Ragazzini, poi Brunelli, abbiamo visto ancora qui con il 274 invece Raliminci che sta perdendo un pochino posizioni, poi Menomma, ecco qui un altro gruppetto con Braganti e Annetti, l'abbiamo visto lì faticenti. Okay, adesso, e qui siamo Anzano che adesso è stato risucchiato dalla testa, dal gruppetto di testa che è Metius, poi Tartaglini e Lanzi, e qui è il momento in cui Verni comincia ad assaggiare un po' gli avversari allungando leggermente, prendendo quei 7-8-10 metri di vantaggio che sicuramente cominciano a essere importanti. Qui adesso comincia il percorso a subire una piccola impennata leggera per il momento, però ecco già vedete i distacchi cominciano a essere abbastanza definiti. Dietro non demorde Alessandro Tartaglini e Simone Lanzi, Anzano un pochino perde, Metius lì alle costole, quindi questi quattro atleti che cercano in qualche maniera di raggruppare, di raggiungere diciamo l'azione di Verni, ma non è così semplice, così acquisita. E qui vediamo ecco che Metius perde qualche metro nei confronti di Anzano e Lanzi, mentre Tartaglini è l'unico che ancora crede forse nel raggiungimento del battistrada. Le separano questi 30-40 metri che sono un abisso per quanto riguarda poi il raggiungere un soggetto, un personaggio come Lorenzo Verni, che sicuramente è un atleta che sappiamo le sue doti particolari. Qui vedete proprio la salita comincia a farsi sentire e quindi anche i concorrenti cercano un po' di usare le forze, perché l'ultimo chilometro e mezzo sicuramente è particolarmente impegnativo. Qui vedete comincia proprio ad essere abbastanza repentina e irta la salita, vedete questo tratto veramente impegnativo e qui c'è un vantaggio già di 40-50 metri nei confronti di Tartaglini che sono pochi ma sono tantissimi in una salita in questa maniera. Se uno non cede oppure però potrebbe essere anche rischioso, perché potrebbe anche perdere qualche posizione. Qui intanto vediamo anche Lanzi e Anzano che sono subito dietro, pertanto vediamo che la situazione è sempre abbastanza diciamo ibrida. Vedete l'appoggio anche di Lanzi, sono abbastanza corti e vanno sull'avampiede proprio per cercare di spingere, di poter superare questo tratto impegnativo. Poi ce ne sarà anche ora un altro, ecco qui un attimino di recupero, però senz'altro ancora sempre in salita, e poi ce ne sarà ancora un altro che ovviamente metterà un po' a dura prova i concorrenti. Quindi vediamo sempre Lorenzo Verni, che è un atleta diciamo della Tifernate, che corre con i colori del Marathon Club Città di Castello, un atleta che va molto bene per quanto concerne anche i cross, è del 1976, e qui vediamo proprio nel finale, lo accompagniamo proprio al traguardo, quindi grande prova per Lorenzo Verni che va a vincere davanti a un Alessandro Tartaglini grintosissimo e soddisfatto. E forse non pensavamo nessuno che potesse ottenere quel risultato, e anche per il terzo posto un altro atleta della Polisportiva Policiano, Simone Lanzi, che ha fatto vedere le sue capacità, le sue doti, e poi Anzano che riesce a mantenere la quarta posizione nei confronti di un ritorno di Malvin Metius, che
che comunque sia sta dimostrando anche lui delle grandi potenzialità. Poi al sesto posto arriva Marini Giuseppe, poi Alessandro, ecco qui Marini Giuseppe, poi Morini Federico e poi Alessandro Annetti, che ha fatto un recupero nella parte finale importante considerando la salita che era particolarmente impegnativa. Poi arriva Michele Brunelli, eccolo qua un altro, poi Refi Mirko, che vediamo, andiamo proprio per, ecco, quindi Brunelli, Farinelli, Braganti, Fatichenti, Bonaccini, poi Menonna, Leminci, Refi, Ragazzini, Rosi Luca, poi Frullanti Cesare, Ferrigno, Riccardo, Pennacchini, e qui vediamo l'arrivo anche della prima donna per Roberta Belardinelli, poi Ser Luca Andrea, Bigiarini Mauro, Mazzarelli Giacomo, via via. Ecco qui poi la seconda donna per quanto riguarda la Scarselli Francesca, e poi ecco arriva intanto Stefano Sinatti, arriva anche in questo frangente, e poi Morbidelli Giulia, la terza del settore femminile. Ecco, fra non molto ci saranno anche le premiazioni e dopo andremo con le interviste, e vi ricordiamo comunque sia che a fine mese di luglio ci saranno le scadenze per quanto riguarda la Maratona Città d'Arezzo, quindi tutti coloro che sono interessati lo facciano anche rapidamente. Qui sentiamo l'intervista da parte di Roberta Belardinelli. Mi sono riallenata un po' perché avevo perso un po' il ritmo e adesso sono riuscita a ritornare abbastanza in forma. Poi questo, il percorso d'Anghiari per me è eccezionale, perciò non potevo mancare come l'anno scorso. E è andata bene anche quest'anno, dai, sono contenta, mi sto divertendo e cerco sempre di vincere queste belle gare. Sei stato un pochino sornione nei primi tratti del tracciato, poi dopo hai messo il tubo. Per forza, devo fare così perché non gareggio molto e quindi non so mai quelle che sono le mie potenzialità. Sapevo che c'era questa salita finale, quindi ho preferito, poi non è che ne avessi avute poi tanto di più di forze, quindi ho ottenuto qualcosina per la salita finale, è stato bene così perché ho fatto la differenza e sono riuscito a vincere. È terzo posto, direi importante, considerando anche che davanti insomma avevi due giovincelli, tra virgolette. Sì, sono molto contento, anche perché dal punto di vista psicologico, diciamo, perché è diverso tempo che non gareggio, anche se riesco fortunatamente ad allenarmi, però ecco, sono stato diciamo deciso sin dai primi momenti di gara a tenere diciamo un ritmo di gara costante. Sapevo che in salita avrei mollato un po' perché ultimamente non ho fatto lavori specifici, poi Lorenzo lo sappiamo tutti che è molto forte. Che sensazione hai provato partendo subito forte in quella maniera? Sono partito forse troppo forte, però ecco, diciamo, è un po' il mio stile, però forse ero un po' pagata questa partenza veloce. Sono contento per come sto andando adesso, sono soddisfatto e tutto, però i cavalli che avevo davanti sapevo che in salita mi avrebbero messo dietro. Ci ho provato in piana a staccare, ma non c'è stato verso. Mi sono divertito, bella gara, bella competizione. Ci hai provato fino alla fine, non ce l'hai fatta nei confronti di Lorenzo Verni? Sì, dai, ci ho provato, però lo sapevo che Lorenzo è più forte e prima della salita ha preso un po' di margine e se l'è portato fino alla fine. Quindi più che prendere lui pensavo a non farmi raggiungere. È stata una gara comunque particolarmente, diciamo, suggestiva, anche percorsi molto vari, dalla pianura, discesa, salita, ombra, sole, un po' di tutto. Sì, poi è una bella gara, un bel percorso, siamo rimasti sempre in gruppo, in 5-6, parecchio compatti. Dopo, fino all'ultimo chilometro e mezzo, che Lorenzo ha preso un po' di vantaggio, se n'è andato.